ma non ci credo, ho preso l'acqua di nuovo, ma c'è l'unica nuvola che c'è, che fa due gocce d'acqua, deve arrivare il corriere adesso e io prendo l'acqua per andare a prendere il pacco dal corriere. Mi sembra giusto. Vabbè. Allora, comunque sia. Ciao, benvenuti in un nuovo video. Mi dispiace per i capelli assurdi, ma come dicevo, ho appena preso l'acqua, strano ma vero. Piove tutti i giorni, più o meno. Nel video di oggi vi mostro le first impression di alcuni prodotti per il viso. Quindi sono quei prodottini che ho provato per qualche volta ed vi dico le prime impressioni. Dunque, intanto iniziamo con questo prodotto della Vichy, il Normaderm Fitto Solution Siero Quotidiano, e dice di essere per pelle grassa a tendenza acneica. Allora, avevo due campioncini da 1,5 ml l'uno, sono questi qui. E dunque vediamo il prezzo, 50 ml, 24,50 euro. Mi è piaciuto davvero questo siero, intanto perché va benissimo sulla mia pelle anche nel periodo estivo ed è leggero e si stende bene, assorbe molto velocemente. Ed è perfetto anche come base trucco, quindi non mi dà nessun tipo di problema e non mi lucida la pelle. Il profumo è fresco, ma comunque non persistente e sì, mi è piaciuto. Non ho notato che dunque, due campioni mi è durato più di una settimana. Non ho notato che andasse a migliorare la glandella pelle o che andasse a tenere sotto controllo le imperfezioni, ma comunque buon prodotto. Specifico oltretutto per la pelle mista, dice anche grassa, mi è piaciuto sinceramente e basta. E Fito, no, Vichy ho provato vari prodotti, ma questo sinceramente è quello che mi ha stupito di più piacevolmente. Ma andiamo avanti con il prossimo e vi parlo. Il secondo di cui vi parlo è questo della Shiseido. Questo qui dice di essere Ultimune concentrato attivatore di giovinezza. Questo qui ve lo mostro. Allora, prezzo 30 ml 87,50, 50 ml 113,50 euro, 75 ml 132 euro. Il prezzo è davvero carissimo, ma sappiamo che Shiseido. E allora, prima di iniziare, vi dico che ho visto l'inci e ha i siliconi, quindi dei meticoni dentro, però ci può stare. Ok, dunque è un siero, sì, dalla particolare la formula perché è semifluido. Comunque vedete nella clip e lo vedete meglio. Semifluido, basta poco prodotto, si stende benissimo, è facile da stendere, assorbe quasi quasi immediatamente. Ottimo per il giorno, sulla mia pelle mista non mi ha creato problemi, anche come base trucco nessun tipo di problema. E il profumo, esatto, si sente appena appena quasi nullo, buon prodotto, abbastanza valido, se non fosse per il prezzo davvero troppo troppo alto per i miei gusti. E anche perché miracoli non ne può fare perché si tratta comunque sempre di un prodotto cosmetico, valido ma troppo alto. Però vado, andiamo avanti, io giro pagina perché me lo segnato tutto. Il prossimo prodotto di cui vi parlo è questo fondotinta di Diego Dalla Palma, il Nudissimo. Allora, Soft Matte Foundation, fondotinta naturalmente opaco, lunga tenuta. Questa è la confezione e adesso vi dico tutto. Intanto il prezzo 30 ml, 34,90 euro. Allora, è un fondotinta, ma lo vedete anche nella clip. Dice dall'effetto naturalmente opaco ed effettivamente, guardate, ce n'è ancora, ma proprio l'ho finito. Effettivamente ha un effetto naturale sul viso, quindi si stende con la blender o con il pennello, lascia un effetto opaco ma non matte, naturale, luminoso. È particolare come fondotinta. È particolare perché ha questo effetto naturale sul viso, sì, che però non lo rende una BB cream, ha un effetto naturale dalla copertura media. Particolare, ma
ci sta e oltretutto ci sta anche la colorazione. Sulla mia pelle mista fissata con la cipria, tranquillamente non mi dà problemi come altri fondotinta. Unica cosa, io gli ho dato un 6,5 di voto e gli ho abbassato il voto a causa dell'inci. L'inci davvero non mi piace. Ci sono tantissimi altri fondotinta performanti e con un inci migliore, quindi pensare di mettere tutto il giorno una cosa del genere sul viso, no. Ho abbassato il voto per quello. Si potrebbe migliorare un pochino la formula perché davvero troppi siliconi, troppi. Capisco che è per fare questo effetto, ma ci sono davvero tanti altri fondotinta performanti che hanno meno schifezze dentro, quindi capisco il doverci essere, ma un pochino meno ed potrebbe essere una valida idea. Andiamo avanti comunque, sia perché oggi sono proprio bacchettona, che poi sarebbero due prodotti. Comunque sia, adesso il primo di cui vi parlo è questo, è il da Dior Capture Total Cell Energy Super Potent Serum. Dice di avere il 91% di ingredienti di origine naturale ed effettivamente ho controllato l'inci ed è valido. Allora, il siero è questo qui. Che poi la confezione è questa. Allora, prezzo 50 ml 168 euro, ma c'è anche la ricarica da 30 ml a 100, 130 euro, sempre da Sephora. No, tutte e da Sephora, quindi il prezzo è Dior. Allora, si tratta di un siero comunque sia bello leggero, basta poco prodotto, si stende bene sul viso, assorbe molto velocemente e lascia la pelle opaca e come base trucco non mi crea nessun tipo di problema, nemmeno questo. Ovviamente dopo io vado di cipria come se non ci fosse un domani, ma non mi crea problemi. Unica cosa, il profumo, cioè è molto 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 profumato ed è anche un po' persistente, quindi è molto profumato, ma dobbiamo fare qualcosa di un brand di lusso, quindi non solo la formula, ma la formula è valida comunque sia, è un'ottima formula, complimenti Dior. Ma è anche profumo, davvero tanto profumato e deve per forza piacere. Quindi, formula valida, molto profumato, prezzo davvero eccessivo. Sì, ma no. E poi ora vi mostro comunque questo di qua invece che è la crema. Questo è il Capture Total Cell Energy crema correttrice delle rughe. Dice di illuminare e correggere le rughe. Questo ha l'89% di ingredienti di origine naturale, quindi meno, l'altro era 91. La confezione è questa qui, che comunque vi ricordo sempre che è ok. E andiamo a vedere il prezzo: 50 ml 122 euro, sempre da Sephora. Come anche il siero, anche questo ha un profumo davvero forte che si sente non solo durante l'applicazione, ma anche persiste un po' sulla pelle. E io devo dire una cosa. Non l'ho capita, cioè, ok, è una crema, ok, è bella, si stende bene, assorbe bene, io la uso soprattutto la sera, ma non l'ho capita perché non fa niente di più di tanti altri prodotti che costano notevolmente meno, quindi in questo caso si va a pagare davvero solo il marchio, perché altri prodotti uguali con lo stesso inci ci sono a davvero molto molto meno di prezzo, quindi in questo caso paghiamo solo il marchio a questo prodotto. Sì, ok, ma non lo consiglio di certo. E ora invece veniamo all'ultimo prodotto e vi parlo di questa crema della Too Faced, è l'Hangover Pillow Cream Ultra Nourishing Crema Notte Promote Healthy Skin and Happy Mind. Ok, traduciamo. Intanto ve la mostro, è questa qui, è la confezione viola. Questa che avevo io e non so, non so neanche dire la quantità, comunque vi dico il prezzo che è meglio, 45 ml 35 euro, il prezzo ci sta per Too Faced. Allora intanto vi dico che ha del dimeticone, ma comunque è normale per una crema, e dice di essere una crema notte, ultra nutriente, che con la sua, l'ho letta sul sito, dovrei ricordarmelo, ha una aromaterapia perché la profumazione prepara al sonno. Allora, effettivamente
ha un profumo, cioè buono, buono, buonissimo, davvero un profumo buonissimo. Resta, una volta applicato, è appena 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 si sente sulla pelle, ma è buono, mi piace, mi gusta. Effettivamente è un ottimo profumo, che proprio mi piace da avere anche sulla pelle. Durante la notte non me la va a lucidare, non me la trovo unta, anche sulla pelle mista, quindi una buona crema idratante. Una cosa che non ho capito, ma ci stai della crema, niente di più, niente di meno. Ha un effetto illuminante, poi vedete anche la clip, ma è pearlescente ed ha un effetto illuminante. Ma perché devo avere un effetto illuminante in una crema notte, quando l'unica che mi vede il viso illuminato è il cuscino? Non ho capito questa cosa, però è carina l'idea, è carino tutto e mi è piaciuta, mi è piaciuta. Trovassi un altro prodotto non notte con questo profumo, wow, però. Ok, allora, queste erano tutte le first impression del periodo. Fatemi sapere se qualcuno di questi vi ha incuriosito, se qualcuno avete provato, soprattutto quelli da fascia alta, che però a volte ci stanno, a volte no. Ed spero vi sia stata utile e come sempre vi do appuntamento al prossimo video e alla prossima. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!